Se siete dei lettori fedeli di Notebook Italia conoscete già questa notebook, un po' perché l'avevamo anticipato con un po' di indiscrezioni, un po' perché il giorno prima dell'inizio della fiera eravamo già riusciti a fare un hands-on, avevamo trovato un prototipo ad un evento secondario. È però il caso di fare nuovamente un video di contatto con questo device perché ci sono molti altri dettagli che voglio raccontare. Partiamo però come al solito dallo schermo, che è un 13,3 pollici, ci sono varie risoluzioni, una risoluzione 4K con touchscreen e 3840x2160 pixel, supporta anche l'input via penna su pen, oppure due versioni Full HD, una delle quali con trattamento antiriflesso. Quindi se vi spaventa un po' l'idea di avere questo vetro edge to edge che è molto bello ma crea dei riflessi sullo schermo, potete optare per la versione Full HD con trattamento antiriflesso. L'altra novità poi è nei bordi, perché sul lato sinistro e destro abbiamo dei bordi Nano Edge di Asus, bordi ultra sottili di soli 5,9 mm che incorniciano molto bene il display. In alto il bordo è un po' più spesso. Per alloggiare la camera c'è anche la possibilità di avere un sensore a infrarossi per fare lo sblocco tramite riconoscimento del volto, e poi ai due lati abbiamo due forellini per il microfono con cancellazione del rumore per il riconoscimento vocale con Cortana o con Alexa. L'altra novità di questo pannello è la cerniera che lo aggancia alla base, una cerniera che nella rotazione solleva la base stessa con un angolo massimo di 5.5 gradi. Asus chiama questa cerniera Ergolift perché va a sollevare appunto la base. La rotazione del pannello arriva fino a un massimo di 145 gradi, anche questa è un'angolazione che hanno ritenuto particolarmente ergonomica. Ci sono altri due vantaggi per la cerniera Ergolift: uno è il raffreddamento termico, perché sollevando la base sul tavolo favorisce la circolazione dell'aria e quindi migliora il raffreddamento dei componenti interni, e l'altra per quanto riguarda l'audio, perché Asus in quest'ultima generazione di notebook ha posizionato sempre gli speaker in basso e quando poggiate il device sul tavolo l'audio ne viene compromesso, invece sollevando la base il volume, la percezione del suono migliora leggermente. Alla base abbiamo accennato, ma ve la mostro un po' meglio perché questa è la versione nella nuova colorazione rosso borgogna, molto bella, molto elegante, sia per un pubblico maschile sia per un pubblico femminile. Ospita al centro una tastiera estesa con una corsa dei tasti di soli 1,2 mm, è un po' scarsa, ma il feedback alla pressione è molto deciso e quindi il comfort nella battitura è comunque molto buono. In alto ci sono una serie di tasti di funzione che sono stati migliorati per il comfort di utilizzo. Non dovrete più premere per forza il tasto FN insieme al tasto funzione per attivare le varie funzionalità, anche se potete cambiare nelle impostazioni questo comportamento. Qui nell'angolo c'è il pulsante d'accensione, in basso un touchpad Precision Touch con fingerprint per lo sblocco tramite Windows Hello, quindi avete due opzioni di riconoscimento biometrico. Chiudiamo il display lid per vedere un po' il design, è veramente molto bello. Sulla cover possiamo apprezzare la finitura span finish di Asus, questa spazzolatura concentrica verso il logo Asus, che richiede ben 40 fasi nel processo produttivo per la sua realizzazione. Invece richiede due fasi il processo di anodizzazione qui per la colorazione rose gold del bordo Diamond Cut. Materiali e finiture di pregio per questo Asus ZenBook S, un notebook dal design e dall'aspetto quasi artigianale, molto bello, mi piace veramente tanto. Lo spessore è ultra sottile, inferiore ai 13 mm, sono i 12,9 mm. Mentre la base è di 31 cm, l'altezza è di 21 cm, un notebook compattissimo fatto per la mobilità. Per quanto riguarda le interfacce, poi vediamo che sul lato sinistro c'è una porta USB 3.1, qui vediamo due LED di indicazione, frontalmente c'è soltanto la tacca per aprire il display lid. Sul lato destro abbiamo due porte USB
di terza generazione, USB-C 3.1 Gen 2 con Thunderbolt 3, che vi permettono di collegare display esterni fino a un massimo del 4K oppure periferiche ad altissima velocità. E infine hanno alloggiato in questo lobo della cerniera anche un jack da 3,5 mm. Sul fondo non c'è assolutamente nulla, è completamente piatto, possiamo apprezzare la finitura satinata dell'alluminio, e ospita però qui davanti le griglie degli altoparlanti Harman Kardon, ottimizzati dal team Asus Golden Ear e con tecnologia Sonic Master. Sembrerebbe quasi un notebook a dissipazione passiva perché non si notano griglie sui lati, ma c'è una ventola e la griglia è nascosta all'interno della cerniera. Hanno utilizzato una particolare tecnologia per questa ventola che utilizza il liquid crystal polymer per ottenere uno spessore di soli 0,3 mm. Una ventola molto ampia con 71 lamelle per contenere il rumore. Comunque, se questo notebook dovesse risultare troppo rumoroso per una sala di lettura o per una aula universitaria, c'è una modalità silenziosa che potete attivare. Ora, all'interno di questa macchina abbiamo processori abbastanza potenti, Intel Core i7-8550U o i5-8250U Kaby Lake Refresh, accompagnati da fino a un massimo di 16 GB di memoria LPDDR3 2133 e da uno storage fino a un massimo di 1 TB su SSD NVMe PCI Express per 4, quindi con 4 linee PCI Express molto veloce. Ad alimentare il device c'è una batteria da 50 watt-ora che è capace di alimentarlo per un massimo di 13 ore e mezza e si ricarica in maniera abbastanza veloce. Avrete un 60% di ricarica con una alimentazione di 49 minuti. Asus ZenBook S UX391, un notebook per i professionisti o per le persone che desiderano avere una macchina particolarmente elegante da mostrare e da esibire in giro, arriverà sul mercato già dal mese di giugno, forse luglio, a livello internazionale, con un prezzo di $1,299 di partenza. Per prezzi e disponibilità in Italia andate a guardare le notizie su notebookitalia.it.